Arriviamo dunque sul fronte delle buone pratiche del mondo e dal mondo della sostenibilità e come anticipavamo in apertura, oggi siamo davvero felici di dare spazio sul nostro programma di approfondimento alla ventesima edizione della Fiera Fa la Cosa Giusta, una delle fiere più importanti in Italia proprio sul tema sostenibilità. È qui con noi e ne parleremo appunto con lei, Miriam Giovanzana, direttrice editoriale di Terre di Mezzo, ente organizzatore dell'evento. Buongiorno Miriam, ben trovata e grazie per la disponibilità. Ti Grazie, buongiorno a tutti voi. vediamo nel nostro maxi schermo alle prese ormai con questa edizione ormai imminente di Fa la Cosa Giusta, dal 22 al 24 marzo a Milano. Credo di aver detto giusto. Perfetto, esattamente così, venerdì, sabato, domenica, quindi tra pochi giorni, poche ore, diciamo noi. Ci vediamo lì per festeggiare insieme 20 anni di Fa la Cosa Giusta e 30 anni di Terre di Mezzo Editore, che è l'organizzatore di Fa la Cosa Giusta. Io ne approfitto subito per lanciare anche il sito ufficiale dell'evento perché quanti fossero interessati potranno trovare lì tutte le informazioni relative non solo al programma ma anche alle modalità d'accesso al luogo della fiera e in prima pagina compare una volta che ci si collega al sito www.falacosagiusta.it.org. Compare subito una bella immagine con quello che è un po' il titolo di questa edizione, rendere visibile l'essenziale. Come mai avete scelto questo titolo? Ve lo racconto con una piccola storia. Noi ci occupiamo, come sai, di sostenibilità a partire dagli stili di vita personali e quindi dai comportamenti e dalle scelte di consumo, ma anche di produzione. E uno dei temi che abbiamo di fronte è quello del riscaldamento globale, della crisi climatica. E quindi ci siamo chiesti in questi anni, in quest'anno in particolare, come mai, sapendo tutto quello che sappiamo, perché sappiamo tutto dell'emergenza climatica, come mai le cose non cambiano? Abbiamo i dati, i numeri, i dossier, gli esperti, persino la legislazione e gli accordi. Allora, una riflessione che ci è venuta è proprio questa, cioè dietro tutto questo, dietro il mondo fisico, il mondo materiale, quello dei numeri, quello che tocchiamo, esiste un altro mondo che è fatto di relazioni, di sogni, di desideri, appunto, di relazioni tra persone e tra stati di cui ci occupiamo poco e che quindi resta un po' invisibile. Ma se non torniamo a occuparci di ciò che diamo per scontato e di ciò che in qualche misura è invisibile agli occhi, forse faremo più fatica a cambiare la situazione e il mondo intorno a noi. E quindi ci occupiamo, questo è il filo rosso di questa edizione di Fa la Cosa Giusta, di rendere visibile l'essenziale. Il riferimento al Piccolo Principe è naturale ed è ovvio, tutta l'iconografia della fiera è improntata al Piccolo Principe e quindi anche, con questo legame forte. Direi un testo fondamentale che non dovrebbe mancare in nessuno scaffale, nessuna libreria, dalle nostre case, alle scuole, alle biblioteche. E intanto, grazie per il prezioso lavoro che state facendo. Come sottolineavi giustamente tu, la sostenibilità è un tema che si declina in mille modi e alla ventesima edizione di Fa la Cosa Giusta, non per nulla il programma è estremamente ricco e gli stand variegati e strutturati, nonché appunto ci saranno anche tanti personaggi importanti che con il loro percorso di vita e di lavoro, la loro testimonianza rendono concreti, danno concretezza e credibilità al tema della sostenibilità. Ecco, direttrice, se ci vuole fare un quadro panoramico, so che sono davvero tantissime, le cose a cui poter partecipare, ma
lascio a te il compito di indirizzarci, di scegliere le cose che, ecco, potrebbero quantomeno, ecco, suscitare maggiore interesse, curiosità. Ne segnalo solo tre e ovviamente sono tre che mi appassionano e ci appassionano. Intanto ricordo che la fiera si estende su 32.000 metri quadrati, ha 475 espositori, quindi prodotti per la casa, per l'abbigliamento, ma anche servizi e proposte per le vacanze. E poi ci sono appunto circa 350, ma sono di più, appuntamenti culturali. Scegliere tra 350 di questi appuntamenti non è semplice. Io vi segnalo tre appuntamenti che sono diversi, ma tutti e tre in linea. Il primo è quello che apre di fatto questa edizione di Fa la cosa giusta ed è con il cardinale di Bologna, Don Matteo Zuppi, sarà venerdì mattina alle 11. Gli abbiamo chiesto di partecipare, è stato disponibile, ma quando gli abbiamo proposto il tema ci ha commentato: bellissimo, vengo di sicuro. Il tema che gli abbiamo proposto è quello del perdono che costruisce come strumento per costruire la storia. Ricordiamo così il momento grave che stiamo vivendo tra crisi internazionali, conflitti, sono più di 30 i conflitti fra gli stati, ma 50 se mettiamo anche le situazioni di conflitto interno. E quindi ragionare su come uscire da queste posizioni, da queste situazioni, a partire poi dalla fede, appunto, ci sembrava importante e quindi gli abbiamo proposto appunto questo tema. Quindi venerdì alle 11 dialogherà con noi, cercheremo di capire se c'è un'altra strada rispetto a quella della vendetta, quella dell'annientamento del nemico. Poi un altro appuntamento, sempre venerdì, nel pomeriggio, questa volta sarà con Giovanni Storti, attore, ma anche attore e sappiamo quanto ci ha fatto sorridere e ridere, ma anche appassionato sostenitore di un modo di vivere, di consumare più sostenibile. Ma con lui ci sarà, e questa forse è la vera star di questa edizione, una giovane attivista del Madagascar, Miari, il nome è un po' più complesso, ma questo è il diminutivo, che ci piacerebbe far conoscere davvero al pubblico più vasto della fiera. È una giovane attivista, una giovane donna che in Madagascar, quindi in una delle situazioni più difficili del mondo, si dà da fare per custodire la foresta, anzi meglio, custodire e custodi della foresta, anche attraverso un'associazione di Parma che sarà in fiera con noi tutti e tre i giorni, quindi potrete incontrare Miari in tutti e tre i giorni. Speriamo che questo sia davvero un incontro fecondo, questo modo di intrecciare fili ci sembra appunto in linea con quello che abbiamo fatto in questi anni. E poi segnalo il sabato l'incontro con Marco Paolini e la Fabbrica del Mondo, attore e scrittore famosissimo, anche lui in dialogo con due giovani di 23 e di 26 anni che provengono da zone diverse dell'Italia e con lui appunto proveremo a ragionare insieme. Ecco, questo è quello che vogliamo fare, andare al di là di ciò che ognuno di noi già sa, già conosce. Ma l'incontro ci spalanca alla meraviglia e alla possibilità di andare via con un'idea in più, con una relazione in più, con un sogno magari e con una speranza rafforzati. E poi c'è la ciliegina sulla torta di questa 20ª edizione, è il glossario delle 80 parole essenziali della sostenibilità. 20 anni di sostenibilità raccontati attraverso 80 parole. Un'intuizione davvero molto bella, oltre che estremamente utile. Sì, abbiamo provato, le parole sono importanti, e noi siamo un editore e viviamo di parole con le parole, ma soprattutto descriviamo il nostro lavoro come la narrazione della realtà, quello che facciamo, che abbiamo iniziato a fare 30 anni fa con il giornale di strada Terre di Mezzo,
ma che oggi facciamo con i nostri libri, è proprio quello di narrare la realtà. Le parole le bistrattiamo, ma le parole poi nascono, muoiono, si logorano, cambiano nel loro significato. Pensate soltanto alla parola gratuità, a cui siamo affezionati, che per anni noi abbiamo, come dire, usato come bandiera, come cartina di tornasole. Ecco, la gratuità oggi, con i social, con il web, è una delle parole bistrattate. Che cosa è gratuito e che cosa non lo è, c'è molto da dire. Però ci sono parole che 20 anni fa, quasi non esistevano. Per esempio la parola vegano, che indica tutti coloro che fanno particolare attenzione ai diritti di tutti i viventi, in particolare degli animali, e quindi non consumano non soltanto prodotti animali, ma non consumano tutti i prodotti che derivano da uno sfruttamento animale. Bene, oggi in città, se si scende al bar, si trova probabilmente una brioche vegana. Ecco, in 20 anni questo tema è stato portato un po' all'attenzione di tutti. Quindi le Bene. parole sono importanti, l'uso che ne facciamo le custodisce o le logora. Mi viene da dire in chiusura di questa bellissima chiacchierata che avete quantomeno 80 buoni motivi per partecipare alla 20ª edizione di Fa la cosa giusta, appuntamento a Milano dal 22 al 24 marzo e io ringrazio la direttrice di Terre di Mezzo, ente organizzatore dell'evento, Miriam Giovanzana, per essere stata con noi a raccontarci di questo appuntamento imperdibile. Grazie. Grazie, grazie a voi e vi aspettiamo, perché poi la torta c'è davvero, la ciliegina sulla torta sono i 20 anni che festeggiamo e festeggeremo insieme con chi viene a trovarci. A presto! Grazie mille e buon compleanno allora e buon lavoro. Arrivederci a presto. Per noi giunge il momento di tirare un attimo il fiato, ma ritorniamo tra pochissimo, non andate via.